Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Io qui, scusate sempre la solita raucedine, ma vabbè, insomma, qui il caldo è assolutamente pazzesco. E qui c'ho il condizionatore acceso, stanotte ho acceso anche in camera perché sennò non riuscivo veramente a dormire. Qui veramente fa un caldo pazzesco. E anche se ieri sera è piovuto un po', è venuto giù un acquazzone, ma uno di quei temporali estivi che durano veramente poco, poco, poco. E poi comunque ne parleremo dopo di questa cosa. Qui davvero fa proprio caldo caldo e andare in giro diventa un problema. Ieri pensate, avrò bevuto camminando, avrò bevuto che ne so 4-5 litri di liquidi perché altrimenti veramente non era possibile andare in giro. Allora, dove sono andato ieri? Ieri sono stato ad Harlem. Harlem ve l'avevo già fatta vedere l'anno scorso. Però insomma, quest'anno sono andato alla ricerca di posti qualche posto nuovo che adesso vi mostro, in modo che insomma, possa essere una novità anche per chi non c'è mai stato e anche per coloro i quali hanno visto la trasmissione dell'anno scorso. Allora, va bene, parto subito, vi faccio vedere subito il filmato che è questo qua, partito. Allora, dunque, intanto vi dico, tutte le strade a nord di Central Park, cioè quelle che entrano in Harlem, le avenue cambiano tutte nome, diventano Lenox Avenue, diventano Frederick Avenue, diventano Adam Clayton Powell, insomma tutti i nomi di personaggi diciamo del riscatto afroamericano. E ce n'è uno in particolare che non ha dato il nome a un avenue ma a un parco che si chiama Marcus Garvey, e del quale poi vi farò vedere perché entrerò in quel parco e vi dico solo che è stato una persona, uno dei tre più, l'ho già detto l'anno scorso questa cosa. Intanto continuate a vedere le immagini di Harlem. Stavo dicendo che è uno dei tre personaggi più importanti della storia afroamericana perché insieme a Malcolm X e a Martin Luther King, insomma, ha fatto delle battaglie. Mentre Martin Luther King, come tutti sapete, ha avuto un approccio più tranquillo, non violento, Malcolm X teorizzava la violenza attraverso le pantere nere, Marcus Garvey invece, che era nato molto tempo prima, teorizzava il ritorno in Africa di tutti i neri per fare uno stato nuovo e vivere tutti. Intanto qui vedete stavano ristrutturando delle case e così vi faccio vedere come sono anche all'interno. Questi tetti sono fatti di queste barre di acciaio, credo che siano, e poi vengono ricoperte con legno, quindi tutte le case all'interno sono fatte così, anche queste brownstone, brownstone, si chiamano così, brownstone houses. E quindi niente, ecco, intanto qui vedete le case di Harlem. Qui sto approcciandomi appunto al Marcus Garvey Park. Perché all'interno c'è una cosa della quale non vi ho parlato l'anno scorso, ma che è interessante, adesso fra un po' lo vedrete. Dunque, vabbè, intanto vi comincio a preannunciare la cosa. Dovete sapere che fino al 1870, mi sembra, diciamo, l'antincendio a New York era soltanto come dire, a voce o insomma, con altri mezzi. Poi dopo vabbè, sono entrati di mezzo gli altri sistemi di comunicazione per avvisare il fuoco. Ma prima di quell'epoca c'erano altri sistemi. Qui, vabbè, qui intanto dentro hanno costruito questa piscina olimpionica all'interno appunto di questo parco. Ecco, questa è la torre che si trova in cima al parco, che è stata costruita nel 1857, si chiama Harlem's Fire Tower, c'è questa campana e questa veniva utilizzata per segnalare eventuali incendi. Nel caso in cui si verificavano incendi ad Harlem, veniva fatta suonare questa campana, in modo che, tutti gli abitanti di Harlem sapessero che c'era in atto un incendio e che quindi insomma, di stare allerta e comunque veniva segnalata questa cosa. C'è questa scala a chiocciola che sale. E addirittura c'era una specie di terrazzo sopra, che era un punto di vista e per appunto verificare appunto che il fuoco non si espandesse.
Questo è un parco carino, eh. Ecco, una cosa importante da dire, chi si avventura, insomma, chi vuole visitare Harlem, lo faccia, si può fare in assoluta tranquillità. Il consiglio che viene dato però, insomma, star lontani un po' dai parchi, soprattutto di sera, non questo, questo è proprio nel centro di Harlem, quindi di giorno non c'è nessun problema. Ma insomma, la sera cercate di stare lontani dai parchi, perché potrebbero essere mal frequentati, e state lontani da gruppi magari numerosi o, ecco, che portano bandane magari dello stesso colore, perché quello indica una gang. Questo mi è stato raccontato. Comunque, assolutamente tranquillo, adesso non spaventatevi, non voglio spaventarvi con questa cosa. Harlem è assolutamente tranquilla, si può girare tranquillamente, non c'è nessun problema. Ecco, qui invece mi sto avvicinando verso l'Apollo Theater, e la cosa interessante, la cosa che si trova di fronte all'Apollo, intanto lì vedete in fondo quelle stabile alto lì bianco, è l'Hotel Teresa, famoso, adesso è stato trasformato in uffici, ma fino a un po' di tempo fa era un albergo dove ha soggiornato, ecco, ha soggiornato anche Fidel Castro. Questo, vedete, dove c'è scritto Touro College. Ecco, questo era Bloomsteins, che era un grande magazzino commerciale. Ecco, è stato da qualche anno, non esiste più, e anche la scritta che era esistito fino a qualche anno fa è stata tolta e sono stata sostituita da questa. Questo negozio fu stabilito lì nel 1898 da un immigrato tedesco che tra l'altro si rifiutò di assumere del personale di colore. E poi allora le persone che abitavano lì ad Harlem fecero un boicottaggio rispetto a questo centro commerciale, e questo proprietario, dovette ravvedersi, fu uno dei primi ad assumere persone di colore all'interno insomma, di questo centro commerciale. Questo intanto è l'Apollo Theater, dove ci sono appunto una serie di manifestazioni, tutte molto anche sponsorizzate, qui infatti fanno diciamo, i ringraziamenti agli sponsor che consentono di far andare avanti questa istituzione. L'Apollo Theater veramente ci hanno suonato e cantato tutti quanti, i più grandi jazzisti, cantanti americani. Ecco, poi mi ha incuriosito questo signore molto distinto ad Harlem, vedete col cappello, camminava. Allora l'ho ripreso. Ecco, poi qui insomma, queste case tipiche di Harlem, vedete anche queste. L'architettura è molto simile anche a quella che si trova in Park Slope, è l'epoca secondo me, in quell'epoca venivano costruite le case in questo modo, con le scale che entravano direttamente in casa dal marciapiede, queste poi tra l'altro sono fatte anche ad angolo, sono proprio particolari particolari. Ciao Ben, intanto visto che sei entrato in chat, guarda che ti ho mandato un messaggio privato, poi rispondimi, cosa nostra. Diciamo così. Sarà una sorpresa anche per gli altri utenti del forum. Qui intanto siamo, vedete, all'incrocio della 130ª con la Malcolm X. Ecco, queste sono invece, questa si chiama Astor Row ed è una serie di case che sono anche queste particolari, sono state costruite tra il 1880 e il 1883 e furono una rarità a New York perché furono tra le prime a essere costruite con queste specie di giardinetti, di grate, poi con questo colonnato che le fa apparire molto, molto, come dire, vittoriane, ecco. Carine, proprio queste sembrano, potrebbero essere negli Stati del Sud queste case. Non so se l'ho già detto l'anno scorso, ma comunque mi evoca questa sensazione. Stati tipo la Louisiana, la Georgia, gli Stati del Sud. Ecco, poi qui arriviamo in un'altra zona, vicino a un posto che adesso fra un po' vi dirò, si chiama Strivers Row.
si trova tra la 130, sulla 138 e la 139, tra queste due strade, ed Adam Clayton. E questo è stato costruito nel 1890 ed è considerato una delle più spettacolari viste su strada di New York, dice così come si chiama? Forgotten New York, ma non so se sia vero, comunque l'ho visto. Non è questo, questo è un vecchio luogo dove venivano fatti incontri di ballo, musica, eccetera. Adesso non esiste più, ho visto che stavano tagliando delle angurie, quindi è probabilmente diventato un. Questo qua è un posto dove appunto viene venduta la frutta. Ecco, come capita, direi normalmente a New York, tutto quanto entra in rapida trasformazione. Nulla viene abbandonato, nulla viene lasciato al caso, ma tutto si trasforma. Ecco, questo appunto è Strivers Row, che vi dicevo. Anche questo è un caso molto particolare. Queste sono state abitate da personaggi anche molto famosi, cantanti jazz famosi, eccetera. Questa è stata una delle zone più in di Harlem. Belle, devo dire belle. Ecco, tra l'altro questo Private Road dice lasciate fuori i cavalli, praticamente, la scritta che c'era su questa colonna. Quindi vi dà l'idea di a quali anni risalgano queste costruzioni. È tutta una strada fatta così. Ecco, questa invece è la Hamilton House. Questa l'avevo già visto l'anno scorso, praticamente questa è una casa che era posizionata più in basso e poi insomma dovevano far passare le strade, eccetera, l'hanno spostata, l'hanno proprio letteralmente spostata in questa zona, la stanno ristrutturando. Hamilton è stato il primo segretario di Stato americano nel 1802 e la sua casa che è diventata un museo ed era visitabile e sarà visitabile una volta finita la ristrutturazione. Era questa e niente, quindi vi ho fatto vedere. Ecco, qui mi fermo un attimo, scusate, tac, che torno in video io perché adesso vi devo raccontare quest'altra cosa. Allora, finita questa cosa di Harlem che vi ho mostrato, non, ovviamente non vi ho mostrato tutto, tutto, tutto perché molte cose ve le avevo già fatte vedere l'anno scorso e poi anche perché per girare queste immagini vi garantisco che ho dovuto passare da un'estremità all'altra di Harlem a piedi, quindi il tempo se n'è andato proprio veloce, veloce. Tra l'altro sono andato a mangiare non sapevo dove andare a mangiare, avevo un po' di fame, ho visto un ristorante italiano. E sono andato dentro e ragazzi, evitate i ristoranti italiani ad Harlem perché ho preso degli spaghetti con le meatballs cosiddette, con le specie di polpette di carne. Insomma, non dico che era immangiabile, ma era assolutamente piccantissimo. Avranno messo, non so, quintali di peperoncino e insomma, la pasta era un po' scotta. Insomma, lasciate perdere. Ecco, magari andatevi a mangiare un hamburger o cose di questo tipo, ma evitate i ristoranti italiani ad Harlem perché almeno io non ne ho mai trovati che siano decenti. Va bene, chiusa questa cosa con Harlem, passiamo al pomeriggio di ieri. Allora, come è stato segnalato anche dalla redazione sul nostro sito, che è il New York City Site, del quale come al solito metto il link per coloro i quali magari non sono avvezzi con il nostro forum e col nostro sito, quindi lascio fuori un attimo l'indirizzo. Per poter accedere al forum. Come dicevo, è stato segnalato dalla redazione del New York City Site, ieri c'è stato un evento in Central Park, che è stato una grande lezione di yoga, per le persone che andavano lì, appunto, che volevano partecipare. Allora, la partecipazione era assolutamente gratuita, bisognava solo registrarsi tramite internet, veniva emesso una specie di ticket, di biglietto, che poi andava fatto stampare. Io fortunatamente ho qui le mie chiavette USB, l'ho messo su una chiavetta USB, sono andato da Staples, che è questo negozio di cancelleria, dove
del quale vi ho parlato, ho fatto stampare questo file e ho pagato 13 centesimi, veramente una stupidaggine, e mi sono fatto dare appunto questo ticket cartaceo, col quale poi sono andato appunto a Central Park e ho partecipato, adesso poi non ho partecipato fino in fondo, poi capirete perché, a questa grande lezione di yoga. Allora, dunque, a me ha dato l'impressione di un grande raduno, un po' sessantottino. Guarda, mi sono ritrovato nei miei anni migliori, diciamo, della mia gioventù. È stato un raduno come se fosse stato, che ne so, un Woodstock a Central Park. È stato questo raduno di tantissima gente. Io sono arrivato, dunque, i cancelli aprivano alle 5 e mezza, l'evento era previsto per intorno alle 7. Poi però il problema vero è che io ho incominciato a vedere questi nuvoloni affacciarsi e fortunatamente ho avuto la buona idea di raccogliere il tappetino che ci hanno dato gratuitamente, tutte le cose, ci hanno dato degli snack, tutto gratis, tutto sponsorizzato. Insomma, ho raccolto queste mie cose e me ne sono andato. Fortunatamente perché come sono uscito poi dalla metropolitana, ragazzi, è venuto giù il diluvio, quindi non voglio immaginare quelle povere persone che erano a Central Park in che condizioni fossero. Comunque adesso vi faccio vedere le immagini, perché c'è una curiosità, adesso vi faccio vedere. Allora, è questo. Qui intanto ecco, qui sto entrando a Central Park dalla Quinta Avenue, perché ho sbagliato, ho fatto tutto un giro particolare. Vedete, c'è l'obelisco, e adesso qui vedete un'altra costruzione. Praticamente sono entrato dalla parte west di Central Park perché ero sceso da Harlem. Poi ho sbagliato l'ingresso, insomma mi sono percorso tutto Central Park, intanto questa è la zona, Great Lawn, questo ovale dove appunto si sarebbe fatta questa manifestazione, questo. Ho percorso tutto Central Park, sono arrivato fino dall'altra parte e poi finalmente insomma sono riuscito a prendere questa stradina che mi ha portato qua. E, ecco, qui sono arrivato presto, stavo facendo i preparativi. Tutto molto organizzato, con un sacco di volontari, ma non, tutte le persone che hanno partecipato, che diciamo, hanno organizzato questa cosa erano tutte volontarie. E appunto distribuivano queste bottiglie d'acqua, degli snack, una fascettina per il sudore e un tappetino che non so se riuscirò a portarlo in Italia perché è abbastanza grande, insomma, adesso vedremo. E, ecco, vedete, qui stanno preparando tutto, tutti questi gadget. Questa è una cosa che mi ha incuriosito. Ho voluto partecipare per capire un po' anche come dire, la vita newyorkese vista da newyorkese. Ecco, quindi ero insieme a un sacco di gente, proprio ragazzi. Persone comunque che vivono a New York e che quindi hanno accolto questo invito a questo evento con un entusiasmo che vi dico adesso, poi lo vedrete. Questa, ecco, poi dunque io vi dicevo, sono arrivato alle 5 e mezza, poi ho visto che cominciava a formarsi la coda, allora mi sono messo in coda, ero proprio all'inizio e in 10 minuti guardate qui che coda si è formata dietro di me e questo è solo un assaggio perché poi vedrete alla fine. Questa è la coda che ognuno col suo ticket stampato, pronto per entrare. E poi nel frattempo c'era questo ragazzo che ha preso questo zaino con questo piccolo pannello solare e caricava i cellulari. Questo si è inventato questa cosa, cioè va in giro con questo zaino, con questo piccolo pannello solare, chi ha bisogno di caricare il cellulare, che magari ce l'ha scarico, va lì e se lo fa ricaricare. Io adesso non so quanto costi, non ho neanche chiesto perché io non avevo bisogno, però insomma trovo che sia una buona idea per, come dire, per racimolare qualche spicciolo. Ecco, queste sono le borse che davano e che riempivano con questi gadget. Ecco, poi qui, non so, forse avete sentito prima il telefono squillare perché mi ha chiamato Mary e poi mi ha raggiunto. Lei non aveva stampato il biglietto, quindi è entrata con me, ma poi è uscita subito, è stata lì un po', poi se n'è andata. Eccolo lì, Ecco, pronto. questo ero io con Oddio, tutte le ma mie che cosa cose, hai fatto? Ma che zainetto e cose, tutto qua snack. Questo è Mickey, il cane di Faccio Mary. vedere il tappetino. Wow! Ecco, poi c'era questa tipa molto 68, questa ragazza, veramente. Voi se non eravate probabilmente ancora nati, ma vi garantisco che era una cosa così. Comunque,
Questa che si è chiusa in questa specie di, ma non so come chiamarla, faceva un po' di animazione tra il pubblico, una tra il pubblico, poi dipingeva anche i bodies, i corpi, le facce delle persone che volevano farsi dipingere, insomma ha fatto un po' di show. Vedete. Sì, coperta allucinante, non so, una specie di, boh, di contenitore chiuso con un nastro di velcro all'inizio. Questa qui si è chiusa dentro e faceva questi numeri qua. Vabbè, in forma artistica, dai, si è inventata questa forma artistica. Intanto qui cominciava ad arrivare gente e qui c'erano dei gruppi che suonavano. Molto raduno, eh. Ciao a chi mi sta scrivendo dal CP, vabbè, non vado oltre. Poi magari mi farete sapere in privato chi è. Comunque un salutone naturalmente a tutti. E chi va a capire ha capito. Ecco, questa era sempre quella che era dentro in quel contenitore che faceva animazione, che qui si è messa a dipingere i volti degli intervenuti, così. Ecco, qui intanto c'era come si chiama, elevatore, su quale c'era una telecamera, perché tutto è stato ripreso con un sacco di telecamere, ho visto che c'era una regia mobile, e poi questo è arrivato ad un'altezza veramente considerevole per inquadrare tutto il Central Park praticamente. Qui qualcuno iniziava qualche esercizio di yoga. Molto easy, molto, molto, tutto molto tranquillo, ognuno faceva quello che voleva, insomma, ma molto bello, molto, molto carino. Lo so, ci volevano Jefferson Airplane, ma insomma, purtroppo siamo in un'altra epoca. Questo intanto continuava, vedete, a fare queste. Qui gente poi ballava, poi insomma, come al solito in queste cose ognuno poi fa quello che vuole, ma devo dire che è divertente, è stato molto, molto, come dire, contenuta come cosa, senza nessun problema, molto, molto. Molto ordinato, ecco. C'erano questi nastri per terra che segnalavano le zone dove ci si poteva mettere, c'erano questi volontari che praticamente facevano entrare le persone, le facevano mettere in modo ordinato. Ecco, poi qui vi dicevo, ho incominciato a vedere che si avvicinavano delle nuvole minacciose e allora ho pensato bene di andarmene. Adesso vi farò vedere cosa ho visto nell'uscire dal Central Park. Voi avete visto quella coda all'inizio? Beh, qui eravamo già intorno alle 7, quindi avrebbe dovuto già in qualche modo iniziare questa manifestazione. E qui c'era ancora una marea di persone che stava entrando. Guardate, guardate che roba. C'era una coda che praticamente partiva dall'inizio dell'ingresso di Central Park e arrivava qui. Guardate che eravamo già intorno alle 7, quindi pensate un po' quante persone c'erano. Guardate, proprio ve lo documentate. Guardate che roba.
Sì, potevo vendere il materassino, vabbè, insomma, me lo sono portato qua, adesso vediamo se riesco a portarlo in Italia, me lo porto come ricordo, non so, vediamo. Guardate intanto che coda, guarda che roba. Da lì poi passava sotto, in un sottopassaggio sotto la strada, e proseguiva dall'altra parte, guardate, guardate che roba. Non so quante migliaia di persone sono state in Central Park ieri. E queste purtroppo, devo dire, poi si sono prese tutte l'acqua, perché poi ha piovuto. Guardate, qui la coda prosegue facendo vari zigzag in Central Park, per cui pensate, guardate che roba. Tutto molto ordinato, ma una cosa imponente, veramente imponente. Quindi mi ha fatto pensare, insomma, che queste manifestazioni, questi eventi che poi ci sono qui a Central Park, comunque vengono ben accolti dalla popolazione, anche perché forse era gratuita, forse anche per questo, ma comunque veramente c'è una partecipazione immensa. Adesso non so se quelle riprese televisive per quale emittente siano state fatte, intanto torno io perché qui è finita, e comunque sicuramente sono state date, non so se sicuramente in diretta perché ho visto una parabola, adesso non so se la usavano per registrare nella sede centrale o per mandarla in diretta, comunque veramente c'è stato uno spiegamento di forze televisive enormi e credo insomma che da qualche parte, in qualche televisione importante l'abbiano anche mandato, perché è stato veramente un evento grandioso. Ecco ragazzi, questo è quello che ho fatto ieri, poi ieri ha piovuto, ieri sera non sono uscito anche perché ero veramente molto molto stanco. Allora, niente, dunque, una cosa, domani c'è la partita della nazionale. Allora, io ho pensato una cosa, un po' per recuperare le forze, un po' perché ho un po' di cose da fare anch'io, cioè devo organizzarmi nella lavanderia, insomma, un po' di cose. Oggi direi che mi prendo una giornata e quindi domani mattina non ci vediamo, non vado in onda, in modo che approfitto per sistemarmi le mie cose, approfittiamo tutti per vederci la partita tranquillamente e io mi prendo anche una giornata di riposo perché vi garantisco che incomincio a sentire il bisogno, insomma, ecco, ho bisogno di una giornata da passare mettendo un po' di ordine qui nelle mie cose, quindi capirete insomma anch'io le mie esigenze. Va bene ragazzi, allora niente, questo è tutto per quanto riguarda ieri, come detto domani non ci vediamo, ma ci rivediamo assolutamente venerdì in onda con una sorpresina della quale non vi dico, ci vediamo quindi venerdì come al solito appuntamento. E niente, quindi io vi lascio, vi do appuntamento appunto a venerdì e vi lascio come al solito con il grande solito ciao!